Il sogno di diventare scrittore l'aveva accompagnato tutta la vita. La serata era stata organizzata da lui stesso qualche mese fa, ma il 25 agosto scorso Antonio D'Agosto, alias Mazzola, è scomparso. La Proloco San Martino, di cui Mazzola era grande amico, ha deciso ugualmente di rendere realtà quel progetto. E così, sabato 22 ottobre, presso la sala della Proloco, si è tenuta la presentazione dell'ultima opera di Mazzola, Vigdis Love You. Una serata all'insegna del ricordo di una persona speciale, andata via troppo presto. Una serata in cui Antonio D'Agosto è stato ricordato attraverso i suoi scritti. Parlare di Mazzola significa parlare di un personaggio tipico del Cilento che fu, perché credo che egli abbia tenuto il Cilento nel cuore. Ecco perché è stato capace con semplicità di rappresentarlo e di descriverlo nei suoi libri. C'è letteratura che parla del popolo, o meglio, letteratura che è scritta da chi non appartiene al popolo e non può coglierne tutti gli umori. I suoi libri sono i libri di uno del popolo che è vissuto con la sua gente, ne conosce l'anima. Ricordi di chi l'ho conosciuto per la sua attività lavorativa e dei suoi emozionati familiari. Dedicato tutta la sua vita per l'amore del suo paese, del Cilento. Amava leggere, amava la cultura. La cultura in generale, ovviamente, quando lui ha potuto esprimere, non a caso, in tutti i suoi libri, o la maggior parte dei suoi libri, lui si esprime sempre con parole dialettali, o nostre, proprio di Moio della Civitella. Degustare vuol dire assaporare, assaggiare un prodotto per definire le caratteristiche organolettiche. Durante la fase evolutiva bisogna assaggiare il vino ed è indispensabile conoscere alcune regole fondamentali.